Un cordiale saluto e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano le elezioni provinciali, ancora in corso riunioni tra i vari coordinatori di partito per far quadrato attorno al nome del prossimo candidato alla carica di presidente della provincia di Pescara. Nel centrodestra l'ultimo incontro non ha portato nulla di ufficiale, tranne la notizia che il dialogo sarà esteso anche all'UDC. Una lista sarà presentata anche dal centrosinistra che in settimana potrebbe svelare il nome del candidato. Vediamo. Ancora nulla di ufficiale per quanto riguarda il nome del candidato alla carica di presidente della provincia di Pescara. Nel pomeriggio di ieri un vertice tra le forze di centrodestra non ha portato a nessuna decisione finale. Al tavolo di confronto erano presenti Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, simbolo di Forza Italia nella provincia, insieme ai coordinatori provinciali Lino Galante per la Lega e Stefano Cardelli per Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni allargheremo il confronto all'UDC, commentano i tre. È evidente che quando ci sono tanti ottimi sindaci, tutti potenziali candidati, il confronto richiede un supplemento di riflessione e approfondimento. Per la poltrona del presidente uscente ed ex sindaco di Colleguervino Antonio Zaffiri, ora sostituito da Maurizio Giancola, primo cittadino di Scafa, ci sono diversi nomi in ballo. Forza Italia preme per candidare il sindaco di Penne Gilberto Petrucci o Manopello Giorgio De Luca. La Lega, che è tornato a riunirsi in mattinata, punta su Ottavio De Martinis di Montesilvano, ma ci sono in ballo anche le ipotesi Sandro Marinelli, primo cittadino di Pianella, Enrico Valentini di Catignano, oltre a Lorenzo Mucci, sindaco di Nocciano. Fratelli d'Italia ci prova con Matteo Perazzetti di Città Sant'Angelo o, in alternativo, Guido di Bartolomeo di Bolognano. Quelle per il presidente di provincia saranno elezioni di secondo livello, con i sindaci e i consiglieri dei 46 comuni della provincia chiamati al voto. Stando ai numeri, il centrodestra ha già la vittoria in tasca, con Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Penne e Manopello di centrodestra, la coalizione è sicura di avere più voti ponderati del centrosinistra, che settimana prossima tornerà a riunirsi per ufficializzare la propria lista. Nomi non ce ne sono, commenta il coordinatore provinciale del Partito Democratico Nicola Maiale. C'è la volontà di fare una lista coalizzata tra le forze di centrosinistra e civiche, ma che vede il PD motore organizzativo. Stavolta le elezioni provinciali sono molto ambite. In palio per il presidente c'è uno stipendio mensile pari a quello del sindaco del capoluogo, pari a oltre 4.000 euro lordi. E poi da questa tornata tornano anche gli assessori, tre, eppure per loro ci sarà un'indennità. Le liste, dove c'è posto per 12 amministratori, dovranno essere presentate il 27 novembre e il 28. Si vota infine il 18 dicembre, dalle 8 alle 20, nel seggio unico allestito in provincia. Ieri, ad un anno dalla firma del protocollo per la dorsale adriatica, a Bari c'è stato un incontro tra i presidenti di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. I quattro governatori chiedono che anche le infrastrutture lungo l'Adriatico e verso il Tirreno vengano incluse nella rete transeuropea dei trasporti. Giuseppe Dintino. La dorsale adriatica è stata finora esclusa dalla rete europea dei corridoi della mobilità. A dichiararlo ieri dal vertice barese dei governatori è il presidente Marsilio, che però è fiducioso in una svolta che definisce epocale. Il processo di revisione della rete transeuropea dei trasporti era stato avviato dalla Commissione europea nel 2019 e oggi l'Unione sta definendo, con tutti i vari paesi, una nuova geografia della mobilità. Se la proposta dei governatori di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dovesse essere accolta, dovrebbero giungere finanziamenti anche per la dorsale centro-meridionale, tramite cui saranno realizzati porti, interporti e aeroporti e saranno potenziate autostrade e ferrovie, sia lungo l'Adriatico sia verso il Tirreno con la tanto agognata Roma-Pescara. La richiesta che le quattro regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, hanno unitariamente presentato al governo e all'Europa un anno fa a seguito di questa intesa e che diciamo, ha rafforzato il negoziato nei confronti delle istituzioni nazionali e sovranazionali è oggi a un punto di svolta e noi attendiamo a settimane, quando sarà chiuso questo negoziato, una risposta positiva quantomeno per il prolungamento del corridoio che corre lungo la dorsale adriatica, che sarà comunque l'infrastruttura, la dorsale, la spina dorsale attraverso la quale anche poi innestare i collegamenti trasversali verso il Tirreno e completare quindi quella rete di mobilità che darà maggiore competitività alle nostre aziende e ai nostri cittadini. L'incontro di ieri a Bari tra i quattro governatori è stato il primo vertice dalla firma del protocollo a Pescara del 24 ottobre 2020. Alla riunione ha partecipato anche il direttore generale della Regione Abruzzo ed ex amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Andare
tutti insieme a reclamare con forza i giusti diritti di questo territorio ha reso più credibile e più autorevole la proposta e quindi anche l'ascolto da parte del Ministero, del Governo e io spero appunto conclusivamente dell'Europa stessa sarà all'altezza delle aspettative e dei bisogni. Sicuramente meglio del passato. Furto da 180.000 euro ai danni delle poste di via Tirino a Pescara. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, sono entrati nell'ufficio e hanno svuotato la cassaforte. Non c'è alcun tipo di segno di effrazione né sulle porte d'ingresso né sul cavò. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal direttore. Sul posto è intervenuta la squadra volante, la polizia scientifica e la squadra mobile che si stanno occupando delle indagini visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Restiamo a Pescara, degrado in centro cittadino, dove i negozianti lanciano un grido d'allarme raccolto in commissione attività produttive dal presidente Rapposelli, che ha chiesto l'intervento del prefetto. Il servizio è di Paolo Renzetti. Quello che accade ormai già da tempo nelle zone centrali della città, soprattutto nella zona di via Mazzini, insomma è sotto gli occhi di tutti, dei residenti, dei commercianti. E voi ieri in commissione attività produttive avete chiesto l'intervento a questo punto del prefetto? Ma allora, noi innanzitutto, io ieri ho dovuto convocare questa commissione perché me l'hanno chiesto i tantissimi commercianti della zona. Purtroppo effettivamente nel tratto finale o iniziale di via Mazzini, quello per intenderci all'incrocio con Corso Vittorio e la parte un po' più avanti in corrispondenza della piazza Martiri Pennesi, sta diventando una situazione allarmante da un punto di vista sociale per la presenza comunque di tanti balordi che rendono la situazione, la zona assolutamente invivibile anche da un punto di vista commerciale, tant'è che ieri un rappresentante dei commercianti è venuto a riferirci e soprattutto a renderlo noto a tutti i commissari presenti, non solo ovviamente di maggioranza ma di tutte quante i commissari, di tutte le rappresentanze politiche, che da diverso tempo oramai la situazione si è aggravata. E si è aggravata con la frequenza di episodi brutti, veramente brutti, 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 anche di frequenti risse durante l'arco della giornata, oltre a ciò insomma episodi anche di spaccio, voglio dire, e non solo. Ci dobbiamo ricordare che via Mazzini sta nel centro storico, proprio nel centro, proprio centro della nostra città. Tra l'altro molti chiedono il ritorno comunque, se non di una presenza fissa, di una presenza costante delle auto, delle forze dell'ordine, così come accadeva fino a qualche mese fa. Giustissimo, giustissimo, il problema credo che sia anche questo, non solamente questo, perché fino a diciamo, qualche mese fa era presente una pattuglia della Polizia Municipale con all'interno un nostro ex dipendente Lello, non faccio il cognome, che lì riusciva già solamente la sua presenza a essere da grandissimo deterrente per tutti i balordi che stanno in quella zona. Andiamo in provincia di Teramo, lavori in corso sul pontile di Roseto degli Abruzzi, il cantiere è stato aperto a marzo scorso ma i fondi messi a disposizione non sarebbero sufficienti al completamento dell'opera, per questo il sindaco Nunez ha chiesto alla regione ulteriori 500.000 euro. Vediamo. I soldi per il pontile di Roseto degli Abruzzi non bastano, a dirlo il sindaco Mario Nunez. In un'ottica di rilancio del turismo, il cantiere era stato aperto in pompa magna a fine marzo di quest'anno. Il finanziamento da 1 milione di euro dell'ex giunta regionale targata da Alfonso però non basterebbe al completamento dell'opera. Per questo il primo cittadino ha chiesto ulteriori 500.000 euro alla regione. Grazie all'intervento della mia amministrazione, da subito abbiamo fatto un'anticipazione di cassa per permettere all'impresa di proseguire in maniera celere i lavori di consolidamento, come detto in maniera trasparente in campagna elettorale, forse comunicato male dalla precedente amministrazione, il fondo è l'investimento e sarà sufficiente solo per il consolidamento e la messa in sicurezza del pontile stesso. Per poter completare e fare un progetto come abbiamo noi annunciato in campagna elettorale, un pontile della famiglia, un pontile dell'amore, un pontile che possa nella parte superiore accogliere eventi, c'è bisogno di un ulteriore finanziamento. Non abbiamo perso tempo e durante il primo consiglio comunale presso il Palasport ho consegnato personalmente al presidente Marsiglio, in quanto responsabile della regione che è titolare del primo finanziamento che abbiamo ottenuto, un'ulteriore richiesta di finanziamento di 500.000 euro per poter progettare e poi realizzare il completamento del pontile stesso. Per quanto riguarda le altre opere del comune del Teramo,
Romano, ad inizio settimana il primo cittadino ha incontrato il presidente della provincia di Bonaventura. I due si sono confrontati su viabilità, edilizia scolastica e interventi di messa in sicurezza. Abbiamo parlato di viabilità, di alcuni interventi sulla SP19B, di collegamento tra la SP19 e l'Istituto Moretti, abbiamo parlato della SP20 di Colonia Paese, abbiamo parlato della messa in sicurezza dei tratti urbani abitati appunto della provinciale stessa e ovviamente massima disponibilità del Presidente degli Uffici a mettere a disposizione somme da qui ai primi mesi del 2022. Poi abbiamo spostato l'attenzione anche su quelle opere strutturali, strategiche che purtroppo da tempo sono ferme sul territorio, il braccio a mare del porto turistico e il ponte circopedonale, e su entrambi c'è massima volontà di accelerare i tempi e confidiamo soprattutto per il ponte circopedonale di avere una risposta diciamo quasi immediata entro fine anno, al massimo nei primi mesi del 2022. Per quanto riguarda il braccio a mare siamo in costante rapporto con la ditta appaltatrice che appunto avendo ricevuto i giusti pagamenti dall'ente cioè committente che è la provincia, ora ha il dovere morale ma anche economico di portare a termine i lavori. Insomma, massima sinergia, massima attenzione anche rispetto al polo liceale. Abbiamo iniziato un discorso, la provincia ha dei fondi come sapete a disposizione per le scuole superiori, noi come comune abbiamo il dovere finalmente di mettere a disposizione un'area ma anche di mettere attorno a un tavolo tutte le parti sociali, i giovani, i dirigenti scolastici, i cittadini e anche coloro che appunto avranno interesse che questo polo abbia una zona e abbia uno sviluppo moderno, una scuola che nel 2021 non può più essere una scuola dislocata in tante diciamo, parti del territorio. A meno di un mese e mezzo dal Natale non cambiano gli orari della movida in centro cittadino a Pescara. Nel weekend si chiuderà all'1:30, si lavora ad iniziative in vista del periodo delle festività. Vediamo. Si torna a parlare della movida anche se non ci sono sostanziali novità, nel weekend i locali chiuderanno all'1:30, ci si avvicina però al Natale, insomma l'augurio è che ci possa essere più movimento e gli esercenti possano lavorare e recuperare quello che non è stato nei mesi scorsi. Sì, la situazione purtroppo continua a perdurare, le aziende sono in grande difficoltà e abbiamo fatto una richiesta al comune di riapplicare gli orari di quest'estate perché dicembre diciamo, rappresenta per le imprese un momento fondamentale. Ricordiamo che queste imprese hanno già vissuto due lockdown, i protocolli Covid, lavorare, e mi riferisco a una zona centrale Piazza Muzzi, con orari ancora più restrittivi rispetto a quelli pre-Covid è una situazione paradossale. E come sappiamo dalla domenica al giovedì attualmente gli orari sono mezzanotte per quella zona centrale, il fine settimana all'1:30. Capirete da soli che è difficile lavorare, immaginate una cocktaileria che apre l'11, ma anche un ristorante che all'11:45 ti dice che devi uscire. È una situazione difficile tanto che degli esercenti hanno promosso un ricorso al TAR. Quindi la situazione è questa, dopo tanti anni siamo dovuti purtroppo arrivare a questo. Io invito l'amministrazione a ragionare su quella che è una bomboniera, è una attrattiva di tutta la città e se continuiamo così si arriverà alla desertificazione di quella zona che porta un indotto commerciale importante a tutti i negozi del centro. Secondo lei perché non si è potuti arrivare ad una maggiore elasticità degli orari soprattutto nel fine settimana? Questo purtroppo a questa domanda io tuttora non so dare una risposta. Ricordiamoci che le ordinanze attuali fanno riferimento a uno studio dell'ARTA di luglio e luglio è stato diciamo, un'estate particolarissima in cui fondamentalmente uscivano tutti e si era creato un imbuto nella zona centrale anche perché la riviera era spenta, non c'erano le discoteche, ma ormai quella problematica non ha più ragione di esserci perché diciamo, il flusso si sta dividendo in più zone della città, per cui noi dovremmo tornare agli orari normali. Si è tenuto al CESI di Chieti il convegno La diagnostica di laboratorio Covid-19. Tra i relatori il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'UOC di microbiologia e virologia dell'ospedale civile di Pescara. Vediamo.
Il 10-11 novembre al CESI di Chieti si tiene il 24esimo congresso regionale multidisciplinare di medicina di laboratorio Virtual Live. Dottor Paolo Fazzi, qual è l'importanza di questo evento? Allora, l'importanza lo dà proprio il numero, 24. In realtà doveva essere il 25esimo congresso, perché sono 25 anni fa che è iniziato questo congresso con la prima edizione, congresso di medicina di laboratorio organizzato dall'AMI, che sarebbe l'Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani, insieme alla SIBIO, che invece è la Società dei Biochimici. Purtroppo non è in presenza, perché abbiamo preferito fare così, anche perché probabilmente con il trend che si sta evidenziando proprio negli ultimi giorni, difficilmente penso che si riorganizzeranno congressi in presenza, questo è quello che suppongo io. Questa infezione virale purtroppo ha complicato la vita in tutti i sensi dei pazienti, e questi pazienti purtroppo più frequentemente rispetto ad altri setting di malati è andato incontro a stati settici causati sia da batteri che da funghi. La pandemia ha avuto, diciamo, sicuramente dei risvolti negativi per tutte quelle persone che ci sono state, però dall'altra ci ha dato un spunto per un'organizzazione più sull'emergenza, ecco. Quindi se fino ad ora il nostro discorso si parlava di urgenza a livello del pronto soccorso, adesso siamo pronti per diciamo affrontare anche eventuali emergenze che spero non ci siano più, però sono molto fiduciosa perché comunque le vaccinazioni e tutto ciò che il mondo scientifico sta facendo per cercare di proteggerci, stiamo andando non verso la risoluzione, ma sicuramente verso un periodo migliore. Siamo alla pagina dello sport. Cresce l'attesa per il derby di Serie C tra Pescara e Teramo. Si attendono circa 5.000 spettatori allo stadio Adriatico Cornacchia, di cui 550 nel settore dei tifosi teramani. Esaurita l'intera dotazione messa in vendita per i sostenitori biancorossi. Direzione arbitrale per Gallipò di Firenze. Nel Pescara non convocati Valdifiori e l'infortunato Veroli. Il tecnico biancazzurro Auteri ha lanciato un messaggio ben preciso: serve un Pescara concreto e che porti a casa i tre punti. Andrea Costantini. Derby, è un derby, è una partita molto importante per noi, parliamoci chiaro, perché insomma possiamo fare tante chiacchiere, dobbiamo badare al sodo, avere sostanza e fare i tre punti perché sono molto importanti. È il messaggio chiaro e perentorio che Gaetano Auteri lancia alla squadra. Dopo il KO di Cesena, il derby con il Teramo è una gara da non fallire. Un Pescara che nelle ultime uscite stagionali è stato contraddistinto da un costante cambio di modulo che sembra aver pesato sul rendimento della squadra. Meno gol presi, ma anche meno occasioni create e meno gol fatti. Soprattutto una costante perdita di terreno dalle più dirette rivali in campionato. L'eliminazione di Coppa proprio ad opera del Teramo e la sensazione che questo Pescara non abbia una identità. Auteri però la vede così. Noi l'identità ce l'abbiamo, avendo cambiato. Perché abbiamo cambiato? Abbiamo cambiato per dare un po' più di tranquillità in alcuni momenti, avevamo preso dei gol e qualcuno non era tranquillissimo, però ripeto, i gol non li abbiamo mai presi perché abbiamo avuto situazioni di disequilibrio in campo, ma non è che non abbiamo un'identità. In realtà nelle ultime tre partite ci siamo leggermente abbassati in campo di 20 metri nel non possesso. Stiamo giocando, abbiamo giocato in queste tre partite un calcio fatto di meno ritmi, di meno intensità, però abbiamo cominciato questo percorso, possiamo ritornare a essere quelli di prima anche cambiando modo di stare in campo. Abbiamo alzato di 20 metri il baricentro di 15-20 metri e fare quello che facevamo prima, che erano parti importanti ed erano aspetti positivi. Poi dobbiamo mantenere questo equilibrio che in questo momento sembra sia raggiunto. Si va verso la conferma del 4-3 e in linea di massima della squadra scesa in campo a Cesena, anche se non mancano dei ballottaggi. Migliora la condizione di Jacobucci, ma toccherà ancora Sorrentino tra i pali. In difesa Frascatore insidia il posto di Inzita. Verso la conferma la coppia centrale Drudi in grosso, trio Pompetti, Memuscià e Rizzo in mezzo. In avanti scalpita De Marchi, che se la gioca per il ruolo di centravanti con Ferrara.
Chiari. Auteri prende spunto dal Teramo per fare considerazioni più generali sul campionato. Ma la caratteristica è una squadra che gioca, palla a terra sempre, quindi accetta il confronto, una squadra che si giocherà sicuramente la partita, una squadra che ha anche dei giocatori importanti e che sta facendo bene. Che sembra che ultimamente abbia anche ritrovato insomma, la capacità di realizzativa. È una squadra che gioca a calcio, è una squadra ben guidata, tra l'altro Guidi lo conosco perché l'anno scorso già con la Casertana hanno fatto bene, propone un calcio organizzato, ma al di là di questo gli avversari, il livello delle squadre complessivamente, questo è un girone importante. Anch'io devo dire inizialmente pensavo fosse un po' più debole ad esempio rispetto al girone sud, invece non è vero. Assolutamente, sono tutte squadre consistenti, noi possiamo dire la nostra, però lo ripeto, io non voglio né nascondermi né sfuggire alla realtà dei fatti, adesso è il momento di parlare meno e fare punti e fare le prestazioni. Direzione di gara per Simone Galipò di Firenze, nessun precedente col Pescara, 1 con vittoria per il Teramo, l'1-2 di Pagani dello scorso anno. E adesso vediamo la vigilia in casa biancorossa. Tanti gli assenti, ma sono stati convocati gli ultimi innesti, Perucchini e Pinto. Il servizio è di Jacopo Forcella. Guidi sarà senza Soprano, ancora out per infortunio, oltre ai lungo degenti Trasciani, Chiere, Mateng, Cucurullo, Rossetti che sarà sottoposto all'operazione, senza Boa che si è fatto male contro la Fermana e senza Andreca che è stato convocato con l'Under 21 al Baletti. Insomma qualche problema di troppo soprattutto dietro per l'allenatore toscano, che però chiede ai suoi per la gara di domani più del 100%. E sappiamo che per venirne a capo, per tirare fuori un risultato positivo, serve qualcosa di più del massimo. Sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo l'importanza del momento, sappiamo quanto i tifosi sentano questo tipo di partite, anzi colgo già l'occasione per ringraziarli perché so dell'affetto e dei tanti che verranno a sostenerci e questo non ci può che far dare qualcosa in più sul campo per renderli orgogliosi di noi e ci proveremo fino alla fine. Sfrontatezza sì, domani servirà contro il Pescara ma senza abbandonare i principi di gioco, quelli tanto cari a Federico Guidi che ha due dubbi soprattutto davanti, Bernardotto giocherà certamente titolare e allora a questo punto Birligea, Rosso e Malotti si giocano due maglie in tre. Cioè l'entusiasmo va cavalcato e soprattutto non bisogna dimenticare da quello che di negativo avevamo fatto a Pontedera che ha fatto sì di avere quel tipo di reazione, però quell'arrabbiatura, quegli errori non possono essere dimenticati, quelle devono fare per noi e devono essere esperienza che ci devono aver insegnato qualcosa e soprattutto ci deve far capire che nelle ultime prestazioni sia col Pescara in Coppa Italia che nell'ultima partita di campionato giocando in una certa maniera, curando la prestazione, soprattutto mettendo in campo quei principi che siamo soliti fare e lavorare, ci hanno portato anche a fare dei risultati buoni. Dall'altra parte il Teramo troverà un Pescara ferito dalla sconfitta di Cesena e che arriva a questo appuntamento di campionato in condizioni psicologiche opposte rispetto a 10 giorni fa quando in Coppa Italia il Teramo passò per 1-0 con gol di Viera. Noi come squadra siamo nettamente più giovani rispetto al Pescara e magari lo potremmo pagare in qualsiasi zona di campo, ma questo non deve essere un alibi, anzi a volte la sfrontatezza, la spregiudicatezza, l'entusiasmo e la voglia del più giovane forse ti fa fare qualche rincorsa in più, qualche corsa in più rispetto magari al giocatore più esperto. E a proposito di derby, non perdete l'appuntamento delle ore 16:30 con l'Abruzzo del Pallone. In studio Jacopo Forcelli e Andrea Costantini, collegamenti dallo Stadio Adriatico con Paolo Renzetti e Ania Cantagalli. Scendiamo in Serie D, 3 partite casalinghe e 2 in trasferta caratterizzeranno la 9ª giornata degli abruzzesi protagoniste in D. Per l'appunto tra le mura amiche Castelnuovo, Nereto e Vastese che ospiteranno rispettivamente Trastevere, Aurora Alto, Casertano e San Benedettese. Mentre fuori casa gli impegni di Chieti contro il Matese e Pineto contro il Porto d'Ascoli, rinviata per Covid la gara Castelfidardo Notaresco. Vediamo.
Nel girone F di Serie D va in scena domani, fischio d'inizio alle ore 14.30, la nona giornata del girone di andata, dove non sono previsti derby tra gli abruzzesi. Trasferta in terra marchigiana per il Pineto, terza forza del campionato. Al Riviera delle Palme i biancazzurri saranno ospiti del neopromosso Porto d'Ascoli, squadra che ha avuto un ottimo impatto nella categoria ed attualmente occupa la quinta piazza a sole due lunghezze proprio da Minozzi e compagni. Dopo la manita rifilata al Vasto Girardi, il tecnico Marco Pomante chiede ai suoi per dar seguito ai risultati finora ottenuti. Una gara da vincere perché un palzo falso delle due capolista Fiuggi e Trastevere permetterebbe al Pineto di raggiungere la vetta del girone. Sappiamo che affrontiamo, come detto prima, una squadra che sta facendo bene, una squadra che è molto organizzata, soprattutto nella fase di non possesso, e ci metterà sicuramente in difficoltà, però noi ci dobbiamo mettere la stessa cattiveria di domenica, perché abbiamo capito che con quell'atteggiamento noi possiamo andare veramente lontano. È una squadra che dell'anno scorso ha vinto il campionato d'eccellenza, che ha fatto molto bene, si vede che è un gruppo molto molto unito, ha dei giocatori importanti come Giordano Napolano, lo stesso Nazareno Battista, che io riconosco perché ci ha giocato insieme a Pineto. Sarà una partita tosta, però noi dobbiamo andare in campo con la stessa cattiveria che abbiamo messo con il Vasto Girardi, sperando di portare a casa la vittoria. Il Castelnuovo, dopo aver espugnato l'Angelini di Chieti, torna ad ospitare tra le mura amiche una gara di campionato al Comunale, dove si giocherà a porte chiuse per via dei lavori di restyling all'impianto di gioco. Sarà di scena il Trastevere. I Capitolini, squadra molto attrezzata per la categoria, sette giorni fa hanno battuto nettamente il Fiuggi, annoverano tra le proprie file l'attuale capocannoniere del girone, Daniele Crescenzo. Qualche dubbio di troppo per Guido Di Fabio, che dovrà valutare bene le condizioni di Prestiani e Morelli, mentre ancora out Cangemi. Torna tra i convocati Camarà. Scalpita invece per una maglia da titolare l'ex di giornata Tancredi. Ancora fermo ai box il Notaresco, l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo, ma i rossoblu comunque non scenderanno in campo a Castelfidardo, vista la presenza di casi positivi pregressi. Oggi si riprenderà però con gli allenamenti di gruppo agli ordini di mister Epifani per preparare la gara dei 32 di Coppa Italia prevista per mercoledì ore 18 contro la San Benedettese. Domani scende in campo anche il Chieti di Alessandro Lucarelli allo stadio Ferrante contro il Matese. I teatini sono chiamati ad una prova d'orgoglio per cancellare l'avvio di stagione al di sotto delle aspettative sia della società che dei tifosi. Non sarà a disposizione l'attaccante Luca Fabrizi, out per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche per la trasferta del 21 novembre contro la San Benedettese. Il reparto offensivo privo dell'infortunato Rodia va ridisegnato, probabile che sarà uno tra Verna, Sapone o Baldè ad affiancare Akamadu, mentre in difesa Chiacchia potrebbe tornare titolare al posto di Consorte. Allo stadio Aragona di Vasto invece sarà di scena la San Benedettese del neotecnico Antonioli. Gli uomini di D'Addario sono chiamati a riscattare la brutta prestazione di Tolentino, ma dovranno farlo senza il calore del proprio pubblico, dato che il sindaco Francesco Menna ha annunciato proprio in settimana l'avvio di lavori di adeguamento strutturale all'impianto. Sarà comunque un'occasione da non fallire per i biancorossi, che avranno di fronte una formazione falcidiata dalle assenze. Infatti non ci saranno Anciulli, Ferri Marini e De Sena, così come Lulli, Fabretti e Cum. Il Nereto sta continuando a rinforzare la rosa dopo la mini rivoluzione e diversi addii. Il club rosso-blu ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Manuel De Angelis, classe 2004, proveniente dal Monticelli. Mister Bitetto per la delicata sfida interna contro l'Aurora Alto Casertano. Ci sono in palio punti pesantissimi per la salvezza, potrà contare anche su un altro riferimento offensivo. Si tratta di Matteo Dari, classe 2002, proveniente dalla polisportiva FAVL Cimini. E questa è la nostra ultima notizia. Tutti i servizi sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.